Questa sentenza prima di tutto smaschera le bugie della Fiat, no? Questa sentenza accusa, ma lo dice la stessa sentenza, accusa la Fiat di aver messo gli operai in cassa integrazione e grazie a quella cassa integrazione la Fiat è complice e colpevole dei due suicidi che sono avvenuti a Nola. Quindi noi non abbiamo rappresentato nessuna istigazione alla violenza, noi abbiamo rappresentato la verità e grazie a questa verità abbiamo dato speranza agli altri lavoratori, abbiamo ridato la vita a Maria Baratto e Peppe De Crescenzo, cioè, alla quale la Fiat voleva far credere all'opinione pubblica che si erano suicidati per problemi psicologici, per problemi di stress dovuto alla loro vita, che non era collegata al lavoro, alla cassa integrazione, alle 700 euro al mese che la Fiat gli stava dando.